Allora, siamo al termine del derby di ritorno con Alessio Caporaletti. Le voci non possiamo sommergerle, c'è la vittoria della Fortitudo Futsal a Pomezia, ma la stagione dello United termina qui, Alessio. No, assolutamente. Possiamo dire che complimenti ai vincitori, no? È normale, loro non si sono mai nascosti da quando hanno sistemato la squadra col mercato di riparazione, sono stati bravi a fare questo filotto di risultati, anche oggi hanno dimostrato che sono bravi, quindi complimenti a loro. Purtroppo c'è un po' di rammarico per alcune situazioni che non riguardano il campo, con la divisione non si può giocare in queste condizioni. Io avevo praticamente 5 ragazzi, gli altri siamo entrati in campo con 3 portieri oggi, in 11 con 3 portieri. Io ho ragazzi che ho rivisto oggi praticamente, perché rientrati al Covid da protocollo avremmo dovuto aspettare 30 giorni per il return to play. Fortunatamente il presidente ha investito molto di tasca sua per farci fare ed abbreviare i tempi la visita professionistica, però non è possibile. Avevamo chiesto i primi di aprile alla Lega e alla divisione come ci saremmo dovuti comportare, visto che il medico sportivo non ci faceva le visite per il return to play, quindi la visita medico sportiva, se non aspettavamo 30 giorni dalla negativizzazione, avevamo, ripeto, 9 giocatori col Covid. E invece niente, invece non ci hanno risposto, si sono degnati praticamente giovedì mattina di risponderci, e noi in fretta e furia abbiamo trovato poi il laboratorio che ci ha fatto questo tipo di visita, ma i ragazzi si erano negativizzati la settimana scorsa. Ripeto, onore ai vincitori, sono molto orgoglioso dei ragazzi che oggi sono scesi in campo, ripeto, alcuni erano 30 giorni che stavano, dal 6 marzo che stavano fermi, quindi tanto di cappello a loro. Tanto di cappello ai 5 ragazzi che si sono allenati in questi 20 giorni da soli. È logico, non ti puoi allenare in queste condizioni, noi ce l'abbiamo messa tutta, oggi abbiamo provato a tenere viva una partita per giocarcela fino alla fine col portiere movimento, purtroppo non ci siamo riusciti, ripeto, onore a loro, però queste partite, come penso anche le altre, ma non sarò il primo e l'ultimo, purtroppo sono falsate, io non so chi è che controlla, nel senso vorrei sapere le altre società come hanno fatto a fare il return to play, perché veramente c'è un buco assurdo a livello normativo sul protocollo, ma nessuno ci ha ascoltato. Allora o si pensa alla salute dei ragazzi o si pensa a vincere. Noi abbiamo pensato alla salute dei ragazzi, ripeto, investendo tanto a livello economico, aspettando di trovare uno studio che ci facesse questo tipo di visita, perché non tutti la fanno. E alla fine ci siamo presentati come potevamo, ripeto, avevamo 4 portieri in lista, poi uno non ce l'ha fatta stamattina per raggiungere il numero dei formati, perché poi c'era quest'altro problema, che non avevamo il numero dei formati. La nostra stagione non finisce qui, abbiamo altre 3 battaglie, 3 guerre. Ecco Alessio, al di là adesso di questo giusto sfogo, perché ci tenevi a mettere proprio le cose a puntino, anche perché c'è stata una forte dimenticanza e soprattutto un forte nascondiglio, possiamo definirlo così, da parte della divisione, perché non c'è chiarezza in questo protocollo, lo ha esposto chi non è che c'era da farlo capire, era proprio da farlo capire un po' a tutti, perché è stato sbagliato un po' dall'inizio. La salute prima di ogni altra cosa è stato più volte detto, ma evidentemente più di qualcuno se ne dimentica, non siete voi gli addetti ai lavori. Alessio, ci sono però delle possibilità ancora di dire la sua questa United Pomezia. Sì, noi abbiamo l'ultima partita che è di calendario con la Cioli fuori casa, e poi abbiamo altri 2 recuperi entrambi fuori casa, e siamo pronti, cercheremo di recuperare tutti i ragazzi. Gli ultimi 2 si sono negativizzati oggi, per dirti, e uno ancora non si è negativizzato, c'ha il foglio per uscire ma ancora non può fare la visita. Ripeto, non è possibile che io ti comunico che c'è un problema a livello normativo con il tuo protocollo e tu mi rispondi girandomi il protocollo. È veramente uno scaricabarile assurdo. Io ringrazio Donato Allegrini, il consigliere, che ci è stato vicino fino all'ultimo, ha cercato di aiutarci in tutti i modi. Per il resto sono completamente deluso dall'atteggiamento della divisione e sono orgoglioso della mia società, che ha pensato prima a fare le visite ai ragazzi. Oggi chi non è riuscito a fare la visita ieri sera oggi non era in campo, fino a ieri sera chi non ha fatto la visita non si è allenato, quindi questa è la cosa principale. Noi pensiamo alla salute, come è giusto che sia, e ci aspettavamo di giocare questa partita, avevamo chiesto lo spostamento per poterla giocare in maniera
seria, diciamo, nel senso con tutti gli effettivi o quantomeno con ragazzi che avessero recuperato un po' di condizioni. Così non è potuto essere, fortunatamente abbiamo tenuto botta perché siamo una squadra che ha tantissimi attributi, questo è stato.